Succede spesso che durante le live di alcuni rapper si creano degli scandali. Tendenzialmente sono scandali dettati da casini con il pubblico, come bicchieri in testa, comunque risse, robe simili. In questo caso però lo scandalo è stato fatto dal locale, riguardante in particolar modo Luché, che infatti durante una sua serata a Napoli in discoteca, dove appunto faceva la sua live, il suo spettacolo, le sue canzoni, il locale a sua completa insaputa, almeno da quello che ha detto lui, ha pubblicato questa cosa qui nelle sue stories, dove come potete vedere benissimo, fra i vari tipi di ingresso ce n'è uno dove si paga 40 euro per il semplice ingresso in pista e il selfie con Luché. Ora ovviamente siamo tutti quanti d'accordo, credo che pagare 40 euro per farsi una foto, soltanto una foto con un personaggio, neanche a dire ci scambi due chiacchiere, soltanto la foto e poi via dai coglioni e ritorno in pista, è palesemente una truffa, è una cosa scorrettissima. Luché, a sua completa insaputa, si è ritrovato coinvolto in questa faccenda e tutti i principali giornali d'Italia, tra cui principalmente il Messaggero, hanno fatto articoli su questo scandalo e, trovandosi così indifeso, ha fatto una serie di stories per rispondere a questa storia e lo stesso Messaggero gli ha risposto. Mi si è creato un po' un beef fra una testata giornalista nazionale e un rapper napoletano. Quindi vi lascio agli screen, perché non sono storie parlate purtroppo, della conversazione avuta fra Luché e il Messaggero. Pensate dove cazzo siamo arrivati. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate di quello che è successo. Noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio.